Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi mancava un sacco dire questa frase perché ultimamente sto facendo meno video del solito, ma come vi dicevo nello scorso video, è perché ho iniziato a lavorare e il lavoro mi occupa tutto il giorno, dalle 9 alle 18. Voglio trovare un attimo di tempo per fare un video su YouTube fatto bene, perché non mi piace buttarli lì a caso. Devo trovare appunto un attimo di tempo e stasera l'ho trovato. Infatti sono appena tornata da lavoro e sono qui per registrarvi un try on haul di Shein. Questo haul mi è piaciuto particolarmente perché di solito quando compro le cose da Shein ci sono sempre uno o due articoli che non mi vanno, non mi piacciono, il tessuto non è bello. Invece stavolta mi piacciono tutti e davvero sono tutti strabelli e il tessuto top rispetto al solito. Stavolta mi sono buttata principalmente sui pantaloni. Io non ho mai comprato pantaloni da Shein se non una volta, che erano dei leggings a zampa semplicissimi che metto spessissimo perché mi sto appassionando tantissimo ai pantaloni a zampa. Sono super comodi e stanno bene con qualsiasi cosa, quindi stavolta mi sono concentrata anche sui pantaloni. Non mi sono mai fidata più di tanto perché leggendo le recensioni alcuni pantaloni sono un po' così. Però ho letto bene le recensioni, ho guardato bene le foto e quindi ho deciso di buttarmi anche su questo mondo dei pantaloni e mi sono piaciuti un sacco. Adesso la smetto di parlare e vi faccio vedere gli articoli che ho preso. Iniziamo! Proprio perché stavamo parlando di pantaloni, io inizierei a farvi vedere questo leggings a zampa. Beh, dopo dalla clip indossati capirete meglio come sono fatti, ma sono dei leggings a zampa di questo marrone scuro, marrone cioccolato fondente, diciamo così. E sono appunto a zampa, sono stracomodi, non avete idea, cioè si adattano al corpo in una maniera allucinante. Io in particolare di questi ho preso una S, che era la taglia più piccola, perché per questi qua non c'era la XS, e io per i pantaloni tendo sempre a prendere la taglia più piccola perché Shein ha notato che in vita sta un po' larghino. L'avevo notato sulle gonne, perché avevo preso qualche gonna forse 2 estati fa e tutte mi stavano larghe prendendo la S, quindi prendevo sempre una taglia in meno. Cioè fate conto che la mia taglia normale nei negozi è la S, ma su Shein prendo una taglia in meno. Per questi qua la taglia in meno non c'era, quindi ho preso la più piccola che era la S, ma vi giuro che stanno benissimo, anzi forse sono quelli che mi stanno meglio, infatti li ho già messi. Li ho messi ieri. Li ho tenuti su tutto il giorno al lavoro e mi sono trovata veramente da Dio perché il tessuto è top. Cambiando un po' genere, vi voglio mostrare questa borsettina rossa. Dovete sapere che io con le borsette di Shein mi sono sempre trovata benissimo, praticamente uso solo quelle perché sono comode, sono belle, costano poco e quindi ne ho presa una rossa che mi mancava perché dovete sapere che io sono stufa, è letteralmente stufa, di vestirmi sempre nera. Non fate caso adesso che sono vestita di nero. Però vabbè, dovevo soltanto andare a lavoro, invece sono stufa nel weekend o quando faccio qualcosa di diverso di vestirmi sempre di nero. E quindi, siccome la borsa fa una parte molto importante dell'outfit, ho deciso di prendere una borsa colorata, più di una in realtà, perché dopo vedrete. Quindi questa super approvata, dentro è anche abbastanza spaziosa, quindi direi top. Sempre restando in tema borse, vi voglio far vedere un gioiellino che volevo da tantissimo tempo. La classica borsetta che va di moda in questo periodo, piena di brillantini, Swarovski, che poi vabbè, ovviamente non sono Swarovski perché è di Shein, però la volevo da letteralmente tantissimo tempo. Di questa borsa avevo molta paura perché pensavo che arrivasse una patacca o una cosa magari un po' sgangherata, invece devo dire che è molto solida, molto resistente, ci piace e all'interno c'è anche la tracolla, appunto per metterla a tracolla, però in realtà io la preferisco così. Quindi questa super. E tra l'altro questa borsettina qua era anche nella mia wishlist per Natale e me la sono regalata da sola. C'è Fili che vuole entrare. Lei sempre quando faccio i video deve venire a partecipare pure lei. Adesso si metterà qui e starà con me per tutto il video. Ok, andiamo avanti, restando sempre in tema pantaloni. Allora, poco sobri, ma stupendi. Cioè, stupendi, non ho nient'altro da dire.
sono anche questi come, ormai tutti i pantaloni che metto, a zampa, e sono di questo vellutino blu, che ragazzi è stupendo. Se abbinato bene, questo pantalone è veramente top, cioè proprio top, top, top. E l'ho provato ed è stracomodo, infatti non vedo l'ora di metterlo questo weekend, magari una serata fuori o comunque al ristorante o qualsiasi altra cosa. Questo qua ci sta bene, top, non vedo l'ora di metterlo. Comunque devo smetterla di dire top. E anche di questo ho preso una S perché era la taglia più piccola, però mi sta perfetto in vita. Cambiando genere, vi faccio vedere un body. Stavo per dire una maglietta, ma in realtà è meglio dire body, perché appunto è un body. Ed è anche questo di vellutino, come i pantaloni che vi ho fatto vedere prima, però vellutino nero. E sopra ha tutto questo pizzo nero che lascia quindi intravedere il petto. E vi giuro che fa una scollatura pazzesca. Questo qua per una serata abbinato bene, magari anche con i pantaloni che vi faccio vedere dopo, sta da Dio. E dietro sulla schiena invece è completamente di vellutino, a parte il colletto. Anche le maniche sono di pizzo trasparenti e questo qua è veramente elegante, si è abbinato bene, mi piace un sacco. E di questo invece ho preso la, ve lo dico subito, se trovo l'etichetta, di questo ho preso una XS. Basta dire top. Sempre restando in tema magliette, vi faccio vedere quest'altra, sempre di vellutino. Io quest'anno mi sono data al vellutino, ma vellutino marrone. Questo marrone è tipo marrone Nutella. Quello di prima era marrone cioccolato fondente, invece questo qua è marrone Nutella. Abbiamo deciso così. E ha la particolarità di avere queste forme, che appunto evidenziano le forme, in effetti è così. Comodissima, bellissima, questa qua, una S. E non avevo niente di marrone, ma mi piace un sacco. Quindi d'ora in poi anche le cose marroni sono approvate. In effetti sì, non ho mai avuto niente di marrone, però mi sta bene, perché secondo me con il biondo il marrone sta bene. Fatemi sapere nei commenti se la pensate come me o se invece mi sbaglio, però secondo me non è male. Torniamo sui pantaloni, e questi qua sono i pantaloni di cui vi parlavo prima, che secondo me stanno molto bene con il body nero di pizzo. E sono questi pantaloni che penso che abbiano tutti, cioè veramente tutti, e sono i classici pantaloni che si trovano anche da Zara, di pelle, che cadono a palazzo e sono veramente mettibili con qualsiasi cosa. Possono essere utili per un outfit elegante, appunto con magari il body di prima, giusto per una serata con un tacco. E possono anche essere messi tutti i giorni con una felpa o con una maglietta qualunque, con delle sneakers ai piedi. Quindi questi qua veramente sono adattabili con ogni look. L'unico difetto che hanno, ma che in realtà è super correggibile, è che dietro sta leggermente largo, però appunto siccome ha i passanti questo difetto è super risolvibile, ecco, non mi veniva la parola, perché se ci metto una cintura è tutto a posto. Ta-da! Come vi dicevo all'inizio, sono stufa di vestirmi sempre nera e bianca, e quindi mi sono presa dei pantaloni a zampa sempre, perché come avete capito metto solo pantaloni a zampa, azzurri, così, però molto carini. Questi qua sono un po' leggeri, però in realtà anche d'inverno, con sotto una collante e dei calzini belli pesanti, vanno bene lo stesso.
quindi li metterò sicuramente già nei prossimi giorni, perché mi piacciono un sacco. E di questi qua invece, che taglio ho preso? Ho preso una XS, infatti, perché come dicevo, se c'è la XS nei pantaloni tendo a prendere la XS perché ho paura che mi facciano il difetto in vita, quindi XS. Ta-da! Mi sposterei di nuovo sulle borsettine e ho preso una borsa fucsia di questo rosa Barbie che con il biondo sta da Dio. Almeno secondo me il rosa così con il biondo sta divinamente, e appunto perché le borse fanno tanto nell'outfit e sono stufa di vestirmi sempre di nero, borsa fucsia. È molto capiente in realtà. Non ha nessuna tasca, però ci sta tutto quello che devo mettere, perché io solitamente mi porto portafoglio, telefono, fazzoletti, cuffiette, chiavi di casa, quindi ci sta tutto qua dentro. La catenina, che può essere portata sia così, quindi da mettere così, ma anche a tracolla. La terrò così. Ah. Poi ho voluto prendere anche una felpina, fatta così. Non lo so, allora, su Shein ce ne sono tantissime con la scritta California, queste scritte qua, però questa qua in realtà è un po' più particolare, un po' più colorata, boh, mi piaceva. E ha la particolarità anche di avere il colletto alto. Io in inverno, come potete vedere, uso tantissimo questi colletti che non sono alti fino a qua, che ti fanno soffocare, ma che comunque tengono molto più caldo rispetto a una maglietta a girocollo. E quindi ho voluto prenderla. In realtà non è tanto pesante perché sembra di cotone, cioè vedete all'interno è garzata tipo, però con sotto una magliettina aderente va bene, ovviamente sopra il cappotto, e quindi il suo lavoro di felpa lo fa. Di questa ho preso una S, e prendendo la S risulta comunque un pochettino abbondante, però a me piacciono così, quindi perfetto. Siamo arrivati alla fine con l'ultimo articolo, che è appunto l'ultimo pantalone che vi faccio vedere. Sì, questo mi sono riempita di pantaloni, ed è questo pantalone che in realtà non è a zampa perché finisce dritto, abbastanza aderente, però alla fine ha questa particolarità di aprirsi. In realtà questo qua non l'ho ancora provato, quindi non vi so dire se vi piacerà, però in teoria è carino. Dalle recensioni tutti dicevano che era stracomodo, anche perché all'interno è tipo felpatino, no? Quindi tiene caldo. E poi è anche elasticizzato, non troppo perché comunque è pelle, però è abbastanza, non so più parlare, è abbastanza elasticizzato. E qua di fianco ha anche una cerniera, che adesso non so aprire, ok, che vi aiuta a inserirli, a indossarli. Non ho mai avuto pantaloni beige e quindi ho voluto prendere questo paio, sempre per la storia che sono stufa di vestirmi sempre con gli stessi colori, e quindi devo imparare un po' a sperimentare altri colori, altri stili, altre cose. E con questo diciamo che sono uscita fuori dai miei schemi, quindi sono molto contenta, soprattutto perché le cose mi stanno praticamente tutte. Questi qua non li ho ancora provati, come vi dicevo, però speriamo in bene. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, vi abbia anche magari dato qualche ispirazione su che cosa comprare e cosa no. Non vedo l'ora di portarvi nuovi video, infatti non vedo l'ora anche delle vacanze di Natale, perché avrò molti molti giorni per dedicarmi a voi, ai miei contenuti, alle cose che mi piace di più fare. Quindi aspettatevi nelle prossime settimane molti video, ritornerò a essere attiva, grazie a Dio. Fatemi sapere nei commenti se avete qualche idea video, che appunto così ve li porto. Io in realtà ho già qualche idea, però comunque i consigli sono sempre ben accetti. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ah, sì, la parte più importante, iscrivetevi al canale, lasciate un like e seguitemi su tutti gli altri social, mi raccomando. Perché se voi mi seguite, io sono più spronata, possiamo dire così, a fare video, perché vedo il vostro supporto. E
in questo lavoro, in questa mia passione, è molto importante il vostro supporto. Mi fa capire che tutti i miei sforzi per fare video anche dopo lavoro, dopo 9 ore di lavoro, che sono stanca, ci vuole il vostro supporto. Quindi iscrivetevi al canale, lasciate un commentino, lasciate un like. Vi voglio bene, un bacione, un abbraccione, ci vediamo in prossimo video. Ciao!